Si è costituita a Caltagirone nel corso di una affollata assemblea svoltasi nella sala conferenze di Palazzo Re Burdone l'associazione di promozione sociale Estia, che fra le finalità prefissate si occuperà della tutela a donne e minori senza tralasciare il sostegno al ruolo che la famiglia assolve nel contesto sociale. La presidenza dell'associazione è stata affidata a Paola Laganga. Estia è un'associazione che tende ad operare per il bene della famiglia e a concorrere a formare famiglie solidali ed vuole operare per il bene dei minori, della donna e cercare di dare loro il supporto, l'aiuto e coadiuvarli nel modo migliore possibile, soprattutto dando loro l'assistenza tecnica e legale ed anche intraprendendo una campagna di sensibilizzazione che possa portare a rimuovere quelle che sono ancora le ruggini discriminatorie della nostra cultura. Nel corso del convegno si sono registrati gli interventi del sostituto procuratore alla Corte d'Appello di Catania, la dottoressa Sabrina Gambino, del presidente dell'Ordine degli Avvocati Walter Pompeo e dello psicologo forense Flavia Alberghina. La famiglia, insomma, intesa come nucleo portante della società, in particolare in virtù di questo momento di crisi, l'associazione si preoccuperà di promuovere una forte azione sociale. Walter Pompeo, presidente dell'Ordine degli Avvocati di Caltagirone. In un momento di grandi tensioni sociali, in un momento in cui probabilmente la famiglia è in crisi, così come altre cellule della società, il fatto di prendere atto di queste difficoltà della società stessa e tentare di intervenire con iniziative di questo tipo a sostegno di quelli che sono ancora purtroppo i soggetti più deboli del contesto sociale, cioè indubbiamente purtroppo, sottolineo, donne e minori, è certamente un momento di grande rilevanza. L'Ordine degli Avvocati di Caltagirone dà a queste attività il massimo sostegno e il massimo supporto.